Ciao a tutti e bentornati in un altro Ciao a episodio di tutti. Casa Vigliani. Mi sono addobbata anche io, ma ora lo levo perché mi dà fastidio. Io oggi avrei dovuto pubblicare un altro video del Vlogmas, ma sono una brutta persona e Qual è non l'ho il video che devi fatto. pubblicare? Segnalibro do it yourself. Ma va bene lo stesso. Però, Mi sfugge. siccome... Fa niente. Però, siccome siamo... che carina quella cosa. Siccome siamo praticamente in aria natalizia ormai, l'abbiamo capito, ovviamente stanno iniziando ad arrivare i questi. E quindi noi adesso vediamo cosa contiene questo mega coso pesantissimo. Ho perso le forbici e Magari assaggiamo pure assaggiamo qualcosa. perché c'è tanto cioccolato e quindi no, bisogna assaggiare. Sì, vorrei aprire sempre di fare Mentre intrattengo gruppo. l'uditorio, posso raccontare una barzelletta? No, ti prego. Così fai disiscrivere tutti. Allora, aspettate questi 45 Ho minuti. finito! Brutto antipatico. No. Potresti anche cementarti tu in codeste contattini. Cementate. Cimentarti. Cementati sul muro. No, cos'è? Nei piloni del ponte sullo stretto di Messina. Allora, questo non lo metto, Ti do una risposta o possiamo anche no, lasciare diciamo, allora. perdere? Allora, io sollevo il cesto e tu togli la carta o viceversa? E Bello. io lo tengo a carta, qui c'è il cesto. Che uomo! No, perché è più facile prendere la carta. Sbordello! Basta, dai che stai facendo casino. Che pia. D'altra parte, quando è un ebacrato, è ebacrato. Allora, ci sono delle cose che non potremo mangiare qui, però, tipo Ovviamente. la pasta, perché Ora abbiamo mangiamo appena con mangiato e quindi. mostra bene la pasta. Comunque sono fusilli di lenticchie rosse da agricoltura biologica. Questa cosa mi piace. Sì, però bisogna farla bollire. Cruda non è tutto. Va da sé. Dicevo, è bellissima, la Sì. pasta di lenticchie rosse. Poi è tutta rossa. Che dolci. Cioè, arancione più che Se rossa, le però. lenticchie verdi veniva Prendi questo e posalo da un'altra parte. Invece di sparare cavolate, per cortesia. Poi eccolo. Poi. un'altra cosa che non assaggeremo ora, per sua tristezza immensa, è questo vino, che io non presento perché per me i vini sono Che tutti vino uguali, è? sono Non ho un'altra neanche visto. persona. Ah, un vino rosso, Munalos, Cantine Garrone. Che fa solo 12 gradi. Ne 12 berrei un gradi. mezzo bicchiere e sparerei cavolate per tutta la sera. Va bene, sono pronta Vabbè, ho tutto psicologicamente. io, me lo comunque tutto Poi io. abbiamo Marmellata. la marmellata di mirtilli. Confettura. Questa è Una confettura. marmellata di mirtilli. Morto, morto, morto. È morto, È poverino. morta mia. Molto È mirtillosa. Ma mortilla. qual è la mirtilla, Però è infatti? mortilli. Mirtilli morta. È morta. Sì, va bene, ciao, tra tutti e due ci siamo persi. La vuoi assaggiare dopo? No, 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 Allora questo. niente. No, la Madonna, Niente. adesso assaggio su. Cosa, mangiarla così? Poi. Poi, questo lo assaggio, lo sicuro. Cioccolato fondente. Leone, Mica, mica. quello che fa le caramelle. Fa anche il cioccolato, Questo lo non assaggiamo scordate. dopo, sì. Il marron glacé Ah, questi in sì. pezzi. Stavo cercando di capire una cosa. Se ci No, sono, quanti no, pezzi più che altro? no, ci O una qua. saranno Ah, una ecco. dozzina. Ok. Questi assaggiamo a poi. Io ho quasi 25 anni e non ho mai assaggiato il marron glacé, sembra una È cosa impossibile. pessima io. Poi c'hanno sto gocciolino verdino, guardate quanto è figo. No, non Questi so sono se si vede. biscottini. Se adesso lo dico, se mi dai un attimo. E sono biscotti dolci all'olio extravergine di oliva, una ricetta toscana. Vediamo questi biscotti all'olio. Oh, Castagno. poi ci sono i tartufi dolci, io li adoro. Ce n'è. Allora, se quello Bernardo si girasse, io potrei anche leggere. Pistacchio. Vabbè, uno a pistacchio, uno a bianco e l'altro sarà normale, immagino. No, un po'. Sì, ma nel senso. Tesoro! Il mio senso dell'umorismo non sempre Tesoro! viene È universalmente terribile! comprensibile. E poi c'è anche questo, mi sa che lo mangiamo poi. Come poi? Ah, vuoi mangiarlo adesso? Ah, Certo! ecco, Scusa, volevi mangiarlo ieri sera, ma non puoi vabbè. mangiarlo ora? Ma dopo tutto sto cioccolato. Ma sì, ma vabbè. Panettone con marroni. Penso, pensate saranno verdi, gialli, blu, fucsia, non lo so. Va bene. Ce la posso fare a girare? Cioè, dietro è piatto. No, ma forse è così. Ce Va bene. posso fare! E abbiamo accumulato un Nel altro cesto. cesto, perché ci mancavano. Posa non terra.
E adesso diamoci alle cibarie. Ah, ma devo vederci mentre mangiamo. Ah, pensavo spegni. Ah, ho capito, no, pensavo il video anche. Scusa, ma ieri non abbiamo parlato di video assaggi? Ah, ecco, anche gli assaggi, non solo video dimostrazione. Va bene, ho capito. Vai. Sono sconvolta. Iniziare da quello? No, io direi di partire da questo. Perché non li ho mai mangiati, quindi almeno se Ricky non prendo. glacé. È un problema. Come si apre? Bisogna ritagliare quest'etichetta. Ritagliare, lui la Sì, ritaglia. bisogna. Vedi di non ammazzarti con quel coltello. Il coltello, Il i coltello. morti, mamma mia. Eccoli qui. Questa è la Nel loro miscela. tenero Grazie. pacchettino pacchettoso. D'oro. Tutto d'oro, non è tutto oro quello che luccica, a volte è anche un pacchetto di marron glacé. Alza un po' che non vedo. Ma momento! Allora, il pacchettino le due erto. Estraiamo il No. marron glacé. Vedete marrone, perché Io lo se taglio fossero addosso. verdi sarebbero i verdon glacé, se fossero arancioni gli arancion glacé. Sotto nei commenti spiegatemi, no, spiegatemi niente, datemi una buona motivazione per non eliminarlo. Buono. Però si sono fichi, no? Le Lucci. Se hanno il nome cambiato si chiamano marrone glacé. Io sono una persona che uso la forchettina, molto inna, come potete notare. Oh. Un po' troppo glacé. Se sono marrone glacé, Potevano essere poco glacé, tanto glacé. vuol dire vorrei dei marrone poco glacé, ti danno dei marrone. Mangiamo dai, moro. Una volta una mia amica aveva ordinato la pizza braccio di ferro, che è pomodoro mozzarella e spinaci senza spinaci, farebbe ordinare una margherita secondo me, quindi Non so più. diciamo promossi. Va bene, primo challenge. Chiede, no, Buon, i biscottini. biscottini, come? Apro i biscottini. No, però aspetta, c'hai ragione. No, prima vai, no, per, Sì, quando non per sta cambiare fare. un po'. Un Ah, po' sì, ho capito. io mi mangio quello che sta. Tu che gusto lo vuoi? Sta anche io perché volevo fare. Sì, perché volevo. Allora, Allora, anche questi sono marca praticamente, Leone. aspetta. Praticamente ci sono quelli bianchi e quelli neri che sono praticamente I quelli classici. normali, esatto. Quindi questi ce li teniamo per poi. Per poi, non per dopo, per poi. E assaggiamo questi verdi Ah, al che pistacchio. cavolo, che buoni. Buono. Buono. Non ti piace? Cavolo. Ne assaggio anche una marrona, va? Una marrona, così. Vabbè, a questo punto assaggiamo. Poi magari assaggiamo ancora bianco Ah, vediamo. per non No. fare discriminazioni, scusami. Mamma mia. Sei già tartufiliamo, no? Buono, ma quello verde finora è superabile. Beh, perché questo comunque è quello che si mangia normalmente, quello verde non si trova. Il verde è stata una sorpresa lieta e notevole. Paolo. Il bianco? Ma Ma sì, facciamo così, facciamo finta che. Questo è un tartufo dolce bianco che si distingue dagli altri perché quello nero era nero, quello bianco è bianco. chi l'avrebbe mai detto? Buono, buono. Buono, buono. Ma quello verde, Lo verde. forse perché appunto è poco consumato. Consumato. Ma sì, nel senso, io il giro non ho visto Buono. quello verde. Va bene, passiamo all'altro. Ma Biscottini. io stavo notando una cosa. Cioè alla fine questa cosa verde sarebbe tipo il filo d'olio. Che finata. Olio verde. So, ti vuoi l'olio blu? Quello per il motore. Ma io non lo voglio rompere, No, come te aspetta, faccio? faccio, no, devi tagliare questo Ma pizzo. non lo voglio Però rompere. no, non riuscirei mai a toglierlo. No, 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 sta Sempre sfogliando sì. la scatola aperta al contrario, una cosa Tosca in Hitler, mi da denuncia penale. non osare.
Poi era anche tratteggiata, quindi vuol dire che si poteva fare. Io ho aperti praticamente al contrario per non rompere il filo d'olio. E praticamente hanno questa forma qua. Questi sono, e voi dite, vabbè, è una forma da biscotto. Il biscotto c'è la forma da biscotto, giustamente. Odore di crostino. Questi sono buoni. Tienili che quando facciamo il tè li pucciamo dentro. Tienili? Cosa vuol dire? Scusa, dove vuoi che li metta? Cioè, mentre io magari sono di latte, li mangi tutti. Ah, sì, è possibile. Non è un'ipotesi campata in aria. No. Visto che avevo comprato dei fichi ricoperti di cioccolato. Non sono stata io. Così, no. Il giorno dopo erano spariti. Li abbiamo ricomprati, spariti di nuovo. Io non vorrei dire una cavolata. No. Biscotti dolci a me sembrano così. No, sono buoni. No, no, cioè fanno schifo, ho detto che di dolce. No, sono biscotti. Non sento niente. Vedete, per questo. Buono. Finisco dopo. Finisco dopo che. Come? Finisco dopo perché si è messo troppo che. Posso fare qualcosa io? Apri tutto tu. No, apri tu mentre io bevo. Allora, questa è una barretta di cioccolato. Non è una barretta, è una tavoletta. Vabbè, che differenza c'è tra barretta? Allora, che la tavoletta è la forma di tavoletta, è una barretta forma di barretta. E la fabbrica di cioccolato, che non è quella di Willy Wonka, ma è quella di Leone, che non era Re Leone e neanche l'ex presidente della Repubblica, ma è la marca. Sì, sì. Ma tu non so se riesco a raccavare, che qui sto facendo il filo al cioccolato. E aprilo bene! Lo apro bene, benissimo. Eccolo qui. Infatti ho fatto la boiata. Allora, l'ho fatto benissimo, vedi? Così, così, tac, tac. Tac, io devo fare tac. Vuoi tutto o metà testa? Metà testa. Perché qui c'è la glicemia. Forse meglio. E questo è cioccolato, c'è pure la L di Leone su ogni singola tavoletta. Quadrato in amore. Decorata a mano dai Lumpa Lumpa. Lumpa, dai Lumpa Lumpa. Lumpa, Lumpa, na 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 na. Allora, il fondente al 68%. Infatti si sente. A me piace al 90%. Una volta ho preso una 98, era malissimo più sera. Buono. È strano. Buono. C'è un altro gusto. Strano. Senza glutine. Buono. Buono. Un po' strano. Vuoi ancora? No, no, adesso ti faccio fare il lavoro sporco. Adesso la cosa più complicata, l'apertura del panettone con marroni. Allora, innanzitutto vi parlo di questo panettone. È un panettone. Dal fatto che non stiamo facendo pubblicità, no, niente. È un panettone artigianale, fatto a mano. È fatto da una pasticceria, di cui non dico il nome per non fare pubblicità, della zona in cui abbiamo provato a entrare sabato scorso quando c'era il mercato di Natale e non si è neanche riusciti a entrare perché era strapiena di gente. Comunque fanno questi panettoni, questo è il loro pezzo da 90, si tratta di un panettone che oltre a essere artigianale, fatto a mano, eccetera, è fatto con i marroni. Crema non glacé in luogo. I marroni non glacé, perché si può. Ecco i marroni, non so se sia in glacé o no, sono marroni, non so. L'importante che siano marroni. I marroni sono, sanno loro che sono i marroni, sono delle castagne sottoposte a trattamento specifico. Ecco perché non si è svitato, perché stavo avvitando più che attorcigliando, più che quello è il contrario di attorcigliare, storcigliare. Ah, ecco, capito. No, no, capito. Una laurea, Una laurea con master, e poi non so più un coso di fil di ferro. Ma io non ho letto Hooking. Ma perché sto cigliando? Ah, ecco perché non si. Non c'entra Hooking. No, hai detto Hooking perché fa le teorie dell'universo. Non c'entra un cazzo. Appunto. Scusate il francese. Vabbè, ce l'ho fatta!
E c'è questo panettone che adesso vi mostro in tutta la sua enorme panettosità. Panettone, sì, sì. E quanto ne vuoi? E Poco, non l'abbiamo appena mangiato. vabbè, è buono. Ho capito, ma piano, poco. E dopo questo dovete ricomprare la Cosa tovaglia. stai facendo? Ma quanto sei Questa è il tono. rimbambai? Ah sì, ma tiravi giù questa e la fai... Cioè, perché devi tagliare tutta No, no, la questo carta? sì, perché sennò rimane la carta con i pezzi sotto. Allora, questo ti va bene? O è troppo? Facciamo mettere. No, allora la mangio io, te ne do uno Ma piccolino. io ne voglio un pezzetto da assaggiare, ma che stai a fare? Ma dammi qui. Questa mi ha fatto. Ho tagliato il pezzo più piccolo del Ma mondo. qual è il pezzo più piccolo del mondo? Ma neanche mia sorella, che poi non ho, peraltro. E qua mi porti via la parte con mano un glass. Ebbene sì. Prego, Che è tua sorella? sto C'è qui. una sorella? Infatti no. Io me lo mangio Mica posso perché offendere io sono mio fratello, una scusami. buonissima forchetta, se non Sì, l'avete mai proprio forchetta, questa è capito. una fogna. Vediamo. E panettone. Mi sa che lo state bevendo i mandorli in su. Ah, quel marrone. Un pezzo? La carta non si mangia, ricordatelo. No, non Non so, si sa però. mai. Ahia. Va bene. Vabbè, allora, Noi tutto abbiamo molto buono. testato la Ci bontà di questi prodotti natalizi e vi salutiamo, tanto salutiamo. lui va avanti a mangiare. Ciao ciao! Ciao.